Ciao a tutti e tutte, sono con Sebastian, che è il nostro nuovo sovrintendente del teatro, persona straordinaria tra l'altro, ti ringraziamo per aver scelto Torino ormai qualche mese fa e per accompagnarci in questo piano di rilancio del teatro, e con l'assessora Leon, e oggi volevamo darvi una bella notizia. Nonostante il periodo difficile per gli enti culturali, oggi finalmente c'è una buona notizia che è frutto di un lavoro fatto col governo, prima Bonisoli e oggi Franceschini, ti ringraziamo. Sono arrivati 8 milioni e mezzo che sono destinati alla ristrutturazione del palcoscenico, delle macchine sia della graticcia che del sottopalco e tutto quello che sta intorno al palco, che ha urgentissimamente bisogno di un grande rilancio proprio tecnologico, e i soldi sono destinati per quello e verranno usati proprio per quello. Anche perché di quando è la macchina? Ed è in realtà del 73 come teatro, quasi 50 anni. Questo, come sapete, è un elemento, un tassello di quel piano di rilancio del teatro che ha seguito anche Francesco. Sì, è un elemento fondamentale perché rinnovare il palco ci permetterà di portare tantissima innovazione nella produzione delle nostre opere. E ringrazio Sebastian che, oltre ad essere sovrintendente, è anche il nostro direttore artistico, quindi nel seguire questo programma di ristrutturazione sicuramente porterà avanti un'innovazione nella produzione importante, ed è bello che il Teatro Regio riparta proprio da questo. Ovviamente, come sempre, dovremo fare le gare, gli appalti, quindi ci vorrà un po' di tempo. Cercheremo di fare i lavori in un momento più semplice possibile, ovviamente anche con la gestione del teatro, ma questo intervento è molto importante perché ci permette di dare una risposta strutturale, come dicevamo, anche dal punto di vista della sicurezza del teatro, e ci permette anche di abbassare poi i costi di gestione del teatro stesso, quindi di generare dei risparmi nel medio periodo. Quindi davvero un grazie al governo, all'ora ministro Bonisoli e all'attuale ministro Franceschini per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti dei teatri, del nostro teatro, e vi aggiorneremo ovviamente sui tempi con cui procederemo con i lavori e gli appalti. E quindi, insomma, oggi in tedesco diciamo i mulini i mulini si girano lentamente, ma si girano, e quello è una cosa importante. Sicuramente c'è un equivalente in italiano, ma un anno ci è voluto, anche grazie a tutti qua presenti che hanno fatto pressione, hanno ricordato la nostra cosa anche a Roma, perché ovviamente la burocrazia, come ovunque, ha bisogno di ricordi costanti. Quindi grazie anche alla sindaca e all'assessore. E permettetemi di chiudere ringraziando tutti i lavoratori e le lavoratrici del teatro per gli sforzi che sappiamo che stanno facendo, che hanno fatto e continueranno a fare, e tutti coloro che amano il nostro teatro e che sono stati abbonati in passato, sono abbonati attualmente, saranno abbonati in futuro, perché il teatro vive della passione, dell'amore che hanno le persone per il teatro stesso. Quindi grazie davvero a tutti e tutti, vi aggiorneremo su questi lavori. A presto.